È la terza personalità che il vivaio dinamico di Officine Artistiche di Treviso presenta a 6x1. Lei è una giovane artista donna a cui piace giocare non solo con i colori e i cromatismi in genere, ma anche proprio con la materia. Infatti malta, sale, ghiaia e colla sono gli elementi e gli strumenti che Elisabetta Zanatta utilizza per le sue opere. Vediamo. Che si fa toccare, quella di Elisabetta Zanatta, giovane del vivaio di Officine Artistiche di Treviso. Spirali, vortici e linee sinuose dai colori saturi e vivaci escono dalle tele per acquistare una corposità tutta loro, solidificate in un colloso impasto di ghiaia e sale. Malta, cemento, colla, ghiaino e sale sono infatti curiosi strumenti della creazione per questa giovane artista dal tratto unico. Io sono arrivata ad utilizzare questa forma d'arte dopo una serie di ricerche interiori e anche sperimentazioni di nuove tecniche. Tra i miei vari studi ho sempre amato il disegno e quindi io amo molto la forma del corpo e da lì prendo molti spunti. Infatti, se potete notare, i miei quadri hanno molte forme tonde, perché comunque il corpo umano, specialmente quello femminile, mi ha sempre attratto molto. E sono approdata poi a questa tecnica dopo una serie di ricerche, quando ho avuto il primo approccio con l'affresco. Ho iniziato ad amare questa materia che è la malta, il cemento, con il quale riesco un po' a manipolare, a dare uno spessore più o meno uno spessore all'opera, anche perché al termine quando termino il lavoro generalmente le sento sempre al tatto, con le mani voglio sempre cercare di sentirle. I colori non si fondono ma si urtano tra loro, dando vita ad un lavoro emotivo, un linguaggio personale che esprime emozioni non a senso unico. Do anche la possibilità allo spettatore di sensibilizzarlo un po' alla ricerca di quello che può essere un'emozione. Le tue opere possono anche essere toccate qui. Certo, anzi ho molto piacere se vengono toccate. Naturalmente ci vuole un po' di cura, insomma, perché se noti ci sono anche, specialmente nelle prime opere, che sono quelle un po' più forti, dove è nata proprio il bisogno di dover esprimere un'emozione, delle emotività molto molto forti. Infatti adesso sto facendo delle opere invece che sono un pochettino più sintetiche, sintetizzano un po' il lavoro, il percorso fatto, e ho utilizzato, oltre alla malta, un altro tipo di materiale che mi desse ancora più spessore, e questo l'ho preso da sempre uno studio di una tecnica che è l'acquerello. Io nasco come acquarellista, dove la mia ricerca del colore parte da lì, e in particolar modo con l'utilizzo del sale, e sono sempre stata molto attirata dal risultato che dà il sale nell'acquerello, dove fa questa specie di assorbimento del colore e crea un effetto puntinato, e con il ghiaino sono riuscita ad ottenere più o meno quella visione che avevo io del sale nell'acquerello. Sale, terra, ghiaia. È una materialità singolare che si può toccare, che lega i quattro elementi le opere di Elisabetta. Il gesto artistico è quindi legato al tatto, il riquadro dell'opera è pura materia. Io penso che nasca da un mio lato del carattere molto molto aggressivo, e questo è sicuro. E poi io non so, ho cercato di capire anch'io la motivazione per cui sento così viva e così forte in me l'utilizzo di questa materia. Devo dire che ho sempre amato anche quando ero piccola facevo la raccolta dei sassi, ho sempre sassi in casa, ovunque, nel lavandino, sopra. Quindi è proprio una cosa che mi unisce moltissimo a questo tipo di materia, e da lì parte, penso, il mio bisogno di avere contatto con questo tipo di materiale. Ma il percorso per diventare artista, anche dopo il termine della propria ricerca stilistica, non è sempre facile, e nonostante tutto, l'ispirazione non è l'unica dote richiesta. Sono stata appoggiata molto dalla mia maestra d'arte, che mi ha aiutato nella ricerca del colore e di nuove tecniche. Insieme abbiamo sperimentato diversi materiali, e diciamo che i primi sicuramente sono frutto di una anche di studi. Anche il primo quadro che ho, Ricerca in rosso, è stato fatto prima con l'acquerello e dopo l'ho sviluppato con quest'altro materiale che lo sentivo più mio.
In questa fase invece, quindi all'inizio c'era più riflessione, in questa fase invece mi rendo conto che a volte anche il gesto artistico nasce spontaneo. L'arte è anche molta disciplina per quanto riguarda gli artisti che devono emergere. È anche disciplina, non solo, perché naturalmente la sensibilità di ognuno di noi poi ci porta a sentire prima o dopo certe sensazioni. E disciplina più che altro perché almeno dipende poi da me, io avevo bisogno comunque di una base per poter poi espormi al pubblico.